Caterina Tasquer, scrittrice. Ho tra le mani la vostra opera, Treni in transito, edito da Magni Editore. Capitolo primo, leggo una bella frase che Roberto Cotroneo scrive: questo cielo saturo di blu, come soltanto a Otranto riesce a vedere, che da altre parti sembra sbiadito. Lei vede esattamente questo, si emoziona di tutto ciò? Sì, diciamo che da quando sono venute, poi è come le prime volte per un bambino, diciamo, è stata una scoperta, però mi emoziono sempre ogni volta. E allora quando sono venuta è stato veramente uno stupore vedere questi colori, blu, essenzialmente il blu del mare, il mare più verso gli scogli, comunque al largo, comunque il mare visto anche un po' da lontano, e il blu che io ho chiamato in un articolo, una rivista leccese, il blu Otranto, cioè questo un tipo di blu che si forma il cielo dopo il pomeriggio, che sta venendo sera, ma è quasi notte, che risalta sui palazzi, sulle case del centro storico, che è quel giallo, bianco così, e che è un blu per me particolare, un blu molto intenso, in cui si vede proprio si vede che c'è il sole molto intenso dietro, che dà questo colore mediterraneo, ma a Otranto è particolare per questo insieme, per questo sfondo del centro storico. E poi i colori di tutti, il cielo, le nuvole di Otranto mi hanno affascinato subito, perché è un cielo come si usa una volta in cinemascope, cioè di vastissimo orizzonte con tantissime nuvole a tutte le stagioni, a tutte le ore. Ovviamente le più belle, quelle del tramonto, che si tingono di violetto, allora si vede Otranto sullo sfondo proprio interamente viola, ma anche col tempo un po' coperto si vedono queste nuvole grigie, però con gli orli un po' coperto, non tutto, con gli orli luminosi. E quindi poi la natura, i colori della natura. Io pratico molto il treno del sud-est, anche se è un po' scomodo, e allora proprio mi stupiva molto, e ancora adesso mi stupisce quando vado, questo oceano di ulivi, tutto questo verde di ulivi, che l'ulivo è bellissimo, e vederle tutte così come un oceano, un mare enorme, è bellissimo per un turista che venga la prima volta, o comunque anche ritornare a vedere. Oppure ci sono tanti boschi anche che le pinete degli alimini, o il bosco, mi viene in mente, ho fatto tante escursioni, tante passeggiate, il bosco di Giordignano, quello che si chiama il bosco delle fate, che è il bosco di Maria Corte, andava a passeggiare con la Alda Merini quando venivano qui, che l'Alda Merini era sposata con un letterato di Taranto, Pierri, e avevano il circolo letterario di Comi. E quindi insomma respiravo questa, ho sempre ancora adesso, questo insieme di bellezza della natura, di odori forti del Mediterraneo, con anche un po' la magia della storia, della leggenda, quello che c'è, che tutti sappiamo che c'è, che si respira a Otranto, ecco, che ancora adesso mi emoziona. Ancora un altro volume, Le luminarie, vita di Isabella De Capua Gonzaga. Questo è un romanzo scritto da voi in che periodo? Ma qualche anno fa, per caso, stavamo facendo quel discorso un po' delle cose belle, insomma, nate per caso, avevo conosciuto una storica che si era interessata di questo personaggio, che sarebbe la nuora di Isabella d'Este al tempo di Carlo V, e quindi studiava questo personaggio, che aveva i possedimenti nel Salento, quindi Lecce, Torre del Parco, Nardò, Otranto, e quindi su questa base storica, però io avevo ricreato un personaggio, quindi un romanzo storico, insomma, ricreato un po' con l'immaginazione, fondandomi sugli avvenimenti reali, e che quindi questo personaggio, dopo la morte del marito, aveva fatto questo viaggio nelle terre del Salento, nei suoi possedimenti, i possedimenti materni del Balzo. E così racconto questo viaggio, racconto un po'
la vita di questo personaggio che viveva però a Napoli. E questo è nato qualche anno fa, però ecco, tutti i libri, quasi tutti i libri, meno uno che è nato e cresciuto in Lombardia, tutti gli altri sono nati e cresciuti a Otranto, perché appunto, mi sono trovata talmente bene, talmente la serenità del vivere, così che due in particolare proprio con sfondo di Otranto, cioè Treni in transito e questo, però anche gli altri in ogni caso sono nati e sono stati elaborati nella casa di Otranto. Anche i due ultimi che invece hanno come sfondo Cagliari, quindi un mondo sempre mediterraneo ma comunque non salentino, perché è l'editore, appunto l'editore di Cagliari, però sono sempre nati e cresciuti nella casa di Otranto. Otranto è una città tranquilla, serena, dove non c'è un esagerato caos, tranne che nei periodi di altissima stagione. Mi raccontava appunto che ama molto camminare, viaggiare nella natura. Quando ci sono i periodi di caos, quando Otranto è intasata, lei come la vive? Allora, intanto per forza devo vedere il mare. Il mare però cerco di farlo nelle ore in cui la gente si allontana, cioè le ore quasi in cui tutti sono seduti a tavola, e quindi quello. E poi sì, passeggiate dove non c'è molta gente, e in casa, una tranquillità, perché appunto oltre per un po' di posti di passeggiate e il mare, poi fare le solite cose domestiche di spesa, vado a mangiare, insomma non è che poi rimanga tanto tempo, però appunto aspetto che finisca l'estate per avere più quella dimensione così di serenità, di leggerezza che ritrovo più mia.